Modellando, modellando, il ritratto esce. Non solo, ma li individui anche perché, per esempio, questo qui fa così e gira qua sotto, cioè qui sotto c'è un'ombra notevole, questo qui sta in penombra, a questo punto qui è un po' d'ombra, qui c'è un po' d'ombra, giustamente, qui c'è l'ombra del colletto e quindi questo qui lo faccio così e questa mi arriva fino a qui, qui c'è sia l'ombra portata, che le ombre proprie che mi rendono l'attaccatura del collo, eccetera, eccetera. Non so se vedi, io sto scarabocchiando in scioltezza, me ne, non... Allora, io sto scarabocchiando in scioltezza perché sto facendo finta di saper fare il ritratto. Tu in testa tua devi pensare che lo, cioè usare la filosofia del come se tu fossi in grado, intanto qui così individuo le direzioni, vedi le direzioni dei capelli sono queste qua, qui sono così, no? Tant'è vero che qui si chiude un po' e si riapre. Adesso a prescindere me ne sto abbastanza fregando, e qui c'è più ombra così, qui c'è, dunque qua sopra si richiude di nuovo e fa così, qui viene giù in questo modo, qui c'è un'attaccatura più scura, qui c'è una, e poi qui sopra c'è tutta una zona più scura. E poi c'è tutto questo gioco delle, che qui rimane aperto, perché ci sono, qui ci farai quel tratteggio, ti ricordi, il tratteggio modellato di questo tipo, no? Ah, scusa. Dopodiché qui fa così, qui va in questa direzione, qui c'ha questi andamenti qui, anche se poi qui c'ha una cosa così, perché qui c'è, ecco, questa cosa qui, qui c'è una specie di ciuffo. Come dire, lo sto scoprendo modellando quella zona che io avevo impostato, peraltro mi rendo conto che è più alto, per cui tutto questo cignon qui è più alto di quello che ho fatto io, però siccome non mi sono compromesso in nessuna maniera facendo segni lì, scusa, adesso o disegno o parlo. Allora, poi un'altra cosa. Rayleigh mi dice che qui c'è una cosa alla fronte. Infatti qui prende luce forte, qui no e qui no. Lo vedi? Di nuovo qui c'è un fianco, c'è un piano facciale. Vedi? E il personaggio, piano piano la faccia mi viene fuori. Questo per esempio ho fatto il mento troppo grosso, troppo lungo, è più corto sto mento. Anche un po' più stretto e poi si riallarga qua. Quindi anche qui si restringe e poi si riallarga. E di nuovo qui fa così, il colletto è più. E quindi come vedi, modellando, modellando, il racconto mi viene fuori. Che ho sbagliato un sacco di cose, allora, troppo larga. Ecco, sto prendendo appunti che poi mi serviranno per il disegno vero e proprio. Riesco a spiegarmi? E lo sto facendo. Guarda quanti errori ho scoperto facendo. Però non sono arrivato ad aver fatto un tratteggio finissimo, eccetera, eccetera, e
per poi scoprire che ho sbagliato le proporzioni di base. Oltretutto, facendolo, l'ho anche interpretato. Qui c'è quest'ombra qua, questa in ombra, qui c'è questo pezzettino, eccetera, eccetera, eccetera. E tu ti fai, però ti stai facendo uno studio molto rapido, capendo effettivamente. Non solo, poi capendo come la vuoi raccontare, perché non necessariamente devi raccontare riproducendo esattamente la fotografia. Non so se riesco a spiegarmi. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.